E allora. Buongiorno con Buongiorno. Francesco Motta e Guglielmo Manenti della cantina Manenti. Ciao Guglielmo. Ciao, Bastonaca, buongiorno a tutti voi. Bastonaca, nome che ricorre nelle nostre conversazioni perché è una delle contrade vinicole del Vittoriese storiche più conosciute e dove ci sono in effetti diverse aziende presenti, fra cui le vigne di Guglielmo e tra l'altro da una cantina in costruzione. Accenno solo due note biografiche. Tu sei sempre un ragusano inteso come provincia, ma di Donna Lucata, che è una borgata, una frazione marinara di Scicli, quindi sei sempre in quell'areale. E famiglia con un rapporto con l'agricoltura, basti dire che tuo papà ha lavorato, insomma, è un agronomo, ma tu hai fatto altro, insomma, hai studiato da ingegnere e lavori ancora come nel settore, diciamo, industriale. Non diciamo, è proprio nel settore industriale, dopodiché è iniziato ad un certo punto a produrre vino, che non è, come possiamo dire, un buon ritiro, considerando che la prima produzione, la prima annata è del 2006, quindi è passata alla bellezza di 14 anni. Quindi a tutti gli effetti mi pare che sia qualche cosa di più di un hobby, e se fosse del resto così, no, non saresti recensito già da un po' di anni dalla nostra guida. Ti sto sì, dando il passaggio no, con questo certo. preambolo. Guarda, io ti dico solamente che l'età matura porta ogni tanto a degli non scompensi, ma sembrano dei cambiamenti di rotta, no? Ma questi cambiamenti di rotta, che perché uno studia un qualcosa, gira il mondo e poi cerca di tornare a atterrare in Sicilia, è come se facesse parte di un disegno, no? Perché in effetti questa storia del vino, vabbè, che ovviamente in famiglia, come dicevi tu, c'è un agronomo, ma io ho voluto seguire un'altra strada. Dopo un certo numero di anni, come una molla irresistibile, ho avuto questo desiderio di tornare in Sicilia, no? E ovviamente di voler scegliere, anche per le conoscenze di alcuni produttori che io ho avuto negli anni passati, di voler scegliere questo mondo del vino, che è veramente un mondo che, diciamo, in cui l'eccellenza siciliana si può sviluppare al massimo. No? Anche affascinante. Sì, è affascinante. Tante volte lo inizi senza avere, come dire, una contezza delle complicazioni, delle difficoltà, della debolezza che la vita ha, della necessità di avere un apporto dell'uomo quasi costante durante tutta la fase fenologica, no? E ovviamente non puoi non, per certi versi, non capire fino in fondo come questa pianta funziona, come questa pianta sviluppa i suoi frutti e come cercare di tirare il massimo per poter avere poi dei vini che sono, ovviamente, devono essere presentati, e devono essere presentati in tutto il mondo. Quindi non possiamo fare una cattiva figura, dobbiamo cercare di avere un impegno. Beh, io, diciamo, ho avuto, grazie al lavoro, ho avuto anche delle pause. Non vi nego che mi sono seduto nei banchi di scuola dell'Università dell'Agraria per cercare di capire. Non ho completato, non ne avevo bisogno, però l'ho portata quasi a termine e questo mi ha dato un po', come dire, tutte quelle informazioni base che connaturate all'incontro di persone estremamente professionali, perché questo è un mondo in cui non ci può non essere una professionalità molto spinta, no? Grazie a queste conoscenze, la pratica con la teoria riesce poi a darci dei risultati che sono frutto di questa terra, perché poi non dobbiamo dimenticare che sono delle aree dove sono io, per esempio, a Bastonaca, che è una zona, diciamo, tra Vittoria, Acate, Pedalino, è una zona fortemente vocata, condizioni microclimatiche, quindi scarsa piovosità, Lo dicevo tendenza. all'inizio, ci sono parecchie aziende che hanno i Sì. propri vigneti a Bastonaca. Non è l'unica Ovviamente. contrada vocata, come si dice, però è sicuramente una di quelle più note e vissute.
Sì, certo. Sì, diciamo ci sono, non voglio essere preciso, però giusto perché anche altri produttori sono in altre contrade, ci sono 3-4 contrade molto interessanti. Bastonaca io reputo che sia una contrada molto, molto particolare, anche per questi terreni sabbiosi, per questa presenza di calcare tenero sotto i 60 centimetri che in queste giornate di caldo riesce a fornire tutta quell'umidità di cui la pianta ha necessità, per cui non c'è neanche bisogno di irrigare. Sembra un posto dove noi siamo bio, abbiamo una conduzione bio, ma non, semplicemente perché ci sono delle condizioni in cui, grazie agli strumenti che noi abbiamo oggi, che sono il meteo, le previsioni del meteo, eccetera, la velocità nel poter intervenire in vigna quando ci sono delle condizioni, e solo quando ci sono delle condizioni pericolose, ti permette veramente di avere una possibilità di gestione. E in effetti, Guglielmo, questa tua, diciamo, questo tuo ritorno, questa, per grandi linee, noi lo troviamo anche in altre aziende di giovani, meno giovani. Cioè, sono tutte storie che si richiamano a qualcosa di preesistente. Nel caso tuo padre era anche agronomo, piccola proprietà, terriera per Aralci. Per Aralci ancora in famiglia da sempre si faceva vino che era portato, poi però veniva venduto per l'esportazione, cioè a forzare, e poi qualcuno che è subentrato negli ultimi decenni ha incominciato a commercializzare, a fare le etichette, a imbottigliare. È una storia che accomuna parecchie delle aziende medio-piccole con cui ci troviamo noi a che fare per la guida, ed è una cosa piacevole. Poi ovviamente tu hai detto non si può improvvisare, e no. Quindi andiamo al discorso del rapporto tuo con i vigneri. Vigneri che è una creatura di Salvo Foti, che poi è il tuo enologo, e che nasce sull'Etna, ma che poi ha delle realtà, si è diffusa in tutta la Sicilia, la Vandelleria, a te. È venuto fuori da questo rapporto? Viene fuori, sicuramente vengono fuori quelle che sono, come dire, la scelta delle pratiche agronomiche migliori per poter gestire il terreno, ma non si ferma solo lì, perché il concetto del vigniere è un concetto ancora più allargato, no? È un concetto che si basa sull'uomo, perché ovviamente non si può semplicemente lasciare un vigneto produrre dell'uva, non sarebbe capace di, come dire, con tutte le pratiche che noi facciamo di potatura, di riduzione della quantità di grappoli da produrre, eccetera, eccetera, non sarebbe, come dire, non riuscirebbe a dare un prodotto ottimale. Per cui, diciamo, questo incontro con Salvo, di cui ovviamente io ne sono rimasto, perché dal mio punto di vista è una persona con una conoscenza molto approfondita per quanto riguarda il panorama enologico siciliano e mondiale. L'incontro è stato ovviamente folgorante, no? Nel senso, una di quelle persone con cui tu non riesci a non esserne attratto per cercare di lavorarci assieme. In effetti ci stiamo riuscendo, noi abbiamo iniziato nel 2006 con lui e stiamo andando avanti sempre di più, abbiamo fatto anche delle modifiche in azienda per quanto riguarda le tipologie di cultivar, che erano principalmente in questi 5 ettari di vigna unica che noi abbiamo, erano principalmente a nero d'avola, le abbiamo, come dire, abbiamo virato verso un bilanciamento diverso con il frappato, abbiamo messo anche dell'uva bianca che speriamo riesca a dare anche qualche risultato interessante in un territorio vocato per le uve rosse sicuramente, e quindi diciamo con Salvo abbiamo iniziato subito, c'è stata subito intesa, e anno dopo anno ho visto crescere i vini che produco, sicuramente frutto di un lavoro in vigna, ovviamente, no? Fatto da uomini, perché il concetto base è questo, no? Cioè quello di avere delle persone che abbiano delle competenze nel fare qualsiasi attività, dal taglio alla potatura verde, alla cimatura o al colpo di zappa, che abbiano, come dire, quelle capacità di riuscire ad assestare il colpo giusto, no? Nel momento. Che cosa mi ha colpito di tutte le pratiche che
fai in azienda con l'ausilio di Salvo, la scelta del biologico, ci sta l'alberello tipico della zona, ma che ne si fa sollettera con Salvo, senz'altro, non i cigari. Quello che mi ha colpito particolarmente, per i risvolti da cui non si può tornare indietro, è il sesso stretto. Cioè, nel senso, lì o lavori manualmente perché non c'è possibilità di alzi intermedi. C'è una strada di non ritorno proprio. Sì, sì, no, infatti, come dire, ogni cosa ha un suo rovescio della medaglia. Questo, diciamo, tu lo puoi fare quando hai, diciamo, delle superfici che sono molto ridotte, no? E allora hai la possibilità di poter avere, come dire, sia quella velocità di azione, perché voglio dire, ci sono dei momenti in cui bisogna ovviamente essere pronti a fare il trattamento giusto al momento giusto, no? E chiaramente un sesto stretto impedisce l'utilizzo di tutte quelle che sono le meccanizzazioni che ci sono disponibili, no? Quindi, come dire, si soffre, però alla fine io non dico che una cosa è migliore o peggiore, io dico semplicemente che l'alberello fino ad oggi ci ha dato un risultato di cui siamo pienamente soddisfatti, un frutto che portato in cantina ci ha permesso, come dire, di avere dei vini che sono, io li chiamo sempre bevibili, non esagerò mai su quello che può essere, sono gli aggettivi sui miei vini. Io ne sono contento e sicuramente questo punto di non ritorno certe volte non ce ne fa pentire, ecco, anche se ci pentiamo non ce ne fa pentire, perché il modo giusto, secondo me, di inquadrare la vita. Questo rimarcare l'aspetto umano, perché il mondo del vino, diciamo, è affascinante, ma che è anche modaiolo, e quindi fa piacere che una persona che può avere anche un piccolo appezzamento, perché in tutto il discorso dice ok, io faccio il medico, io faccio l'ingegnere, io faccio l'altro, faccio un investimento e vediamo come va, no? Può essere sempre un business o altro, però ecco, trovare la persona che comunque ritiene di andarsene all'università a seguire le lezioni di agraria è un segno di un coinvolgimento che non è dettato semplicemente dall'investimento, no? Dall'imprenditore agricolo che prova a fare, ripeto, l'affare. E l'aspetto umano, stavate parlando proprio di misure, di alberelli, certo, di altro, ma è qualche cosa che non cade certo dal cielo. Quindi ti chiedo, queste professionalità non solo dei consulenti, dei tecnici, ma anche di chi ha la manualità, di chi in campagna, poi ci può stare anche tu, ci può stare anche il proprietario, ma è fuori discussione, certo, che alcuni lavori c'è bisogno di persone che abbiano quella competenza. Com'è attualmente la realtà, alla luce anche della tua esperienza nella Reale di Vittoria, rispetto anche a certe pratiche che sono sia tradizionali ma si confrontano anche con delle novità? Carmelo, ti risponderò in questo modo. Vediamo, spero di non uscire fuori tema. Io avevo un vicino, un confinante, ovviamente lui aveva 70 anni sulle spalle di vigna, no? Comisano, purtroppo non c'è più, no? Che, vabbè, ogni volta che mi vedeva dicevo che ero fuori mestiere, no? Ingegnere, lei è fuori mestiere, però era stimolante questa persona, perché da lui avevi sicuramente qualcosa da imparare, moltissimo da imparare, perché di vendemmia ne aveva visto tante, e quindi aveva visto stravolgimenti climatici, malattie particolari, e ogni anno aveva, come dire, combattuto tutto questo, no? Quindi mi ha lasciato sicuramente come vicino di casa, con cui ci frequentavamo quando io stavo, diciamo, quando potevamo vederci, mi dava, come dire, c'era un'osmosi, no? Con delle informazioni. Però ho imparato, ma non ho sentito solo lui, ho sentito sempre molte altre persone, perché l'approccio che dobbiamo avere oggi è quello di avere, non di fossilizzarci verso un'unica direzione, si fa così e basta, ma sicuramente quello di confrontarsi. Con quante più persone ti confronti, tanto più riuscirai a fare una sintesi di quello che forse è corretto fare. Per cui, cosa voglio dire? Voglio dire che non è facile trovare delle maestranze capaci di lavorare, perché ognuno si forma in un certo modo, ognuno ha il suo punto di vista, ognuno ha la sua esperienza, per cui solamente quando queste
maestranze vengono formate sotto qualcuno che realmente riesce a trasferirgli i concetti corretti, allora queste maestranze lavorano bene, sanno esattamente cosa fare. Nell'area di Vittoria ci sono delle, diciamo, delle maestranze che possono essere trovate, però non è facile, come dire, intanto intendersi, perché io oramai ho qualche anno sulle spalle, quindi bene o male ho visto l'andamento climatico, l'andamento, le potature, ho visto tutta una serie di attività che abbiamo fatto in questi anni e mi rendo conto che mi sono fatto una mia idea. Avere una persona che si innesta, come dire, di botto nella struttura non è sempre semplice, quindi sarebbe quello che sarebbe interessante, quello che dovremmo cercare di fare come noi come produttori, è quello invece di allevare proprio, un po' come era la maestranza dei vigneri, no? Che ha allevato una serie di persone che in questo momento sull'Etna danno supporto a Salvo, a me impiantano ogni volta i vigneti e devo dire che i risultati ci sono. Quello che dobbiamo cercare di fare come produttori è quello di cercare appunto di innalzare una formazione vera. Sì, una formazione vera alla luce di quello che noi produttori oramai, perché noi produttori siamo diversi dai produttori di 15 anni fa, di 30 anni fa, non che abbiamo stravolto il mondo di gestire la vigna, assolutamente no, però abbiamo delle conoscenze, abbiamo un approccio diverso, no? Un approccio, siamo bionativi noi, cioè non riusciamo a concepire come era normale concepire 20 anni fa l'utilizzo di un prodotto chimico, sia come fitofarmaco che come fertilizzante. E qui, diciamo, abbiamo, come dire, adesso una consapevolezza, una conoscenza, un bagaglio tecnico che dovremmo riuscire veramente a trasferire in un gruppo di, diciamo, di persone che può darci realmente una mano. Quindi non è facile trovare una persona che realmente ti sa dare. Io in azienda siamo veramente in due, tranne quando ci sono delle attività particolari come le potature o le potature verdi, allora incrementiamo di qualche unità le persone, ma sono tutte persone che hanno lavorato sempre in vigna da me. Il contesto. Sì, certo. Conosco il contesto. Conoscono, sai cosa conoscono? Il comportamento delle piante che io. Perché la cosa poi particolare è che pur avendo una vigna unica di 5 ettari, tra una particella e un'altra ci sono delle differenze, quindi noi abbiamo oramai un approccio nel fare le cose diverso proprio da particella a particella. E a questo proposito, Guglielmo, mi richiamo a delle foto che ci hai fatto vedere e che vanno verso la tua professione, per cui hai studiato ingegnere aeronautico, delle riprese aeree, ma che vanno in quel senso, cioè che ogni lens di terreno, da quelle foto, magari uno a livello terreno non te ne accorgi, ma dall'alto lì era più folto la vigna, là era un po' meno, perché proprio una lens di terreno a 100 metri, 50 metri dà qualcosa di diverso. Terreno, come cambia il terreno, che cosa dà di diverso, ti ricordi? Sì, certo, ma ricordo bene, in effetti proprio su questo noi, come dire, cerchiamo già di programmare quelli che saranno gli interventi dell'anno prossimo, no? Sappiamo che ci sono delle zone in cui c'è più sofferenza rispetto a altre, quindi bisogna anche lì cercare di aiutarsi con potature che siano più leggere per le piante da portare avanti, oppure con dei sovesci, perché insomma il sistema che usiamo con composizioni diverse che permettano di sviluppare ancora meglio il frutto che abbiamo. Quindi sì, la tecnologia devo dire non si usa tantissimo, però in effetti questa possibilità di poter guardare le cose sono per Guglielmo, ci avviamo verso la fine, diciamole, siamo riusciti a parlare di tutto e non dei vini. È quello, quindi, stavo pensando. Hai detto prima, hai parlato di uve bianche. Attualmente la produzione imperniata su cerasuolo è frappato. Esatto. Cosa potremmo aspettarci da qui a un po'? Beh, ci dobbiamo aspettare che, ripeto, non voglio essere monotono, con le vigne piccole c'è la possibilità di sperimentare e continuare. Ci sono ancora, spero che l'età mi aiuti, perché io purtroppo ho qualche anno sulle spalle, però
ho le idee chiare su quelli che devono essere i prossimi passi. Sicuramente stiamo sistemando la nostra cantina, che ci permetterà quindi di portare naturalmente le uve che sono prodotte nell'area, proprio nelle immediate vicinanze. Sicuramente usciremo con un bianco nel momento in cui sarà pronto e degno di essere presentato al mondo, perché i nostri vini, non i miei vini, i nostri vini sono, girano per il mondo e ci fanno fare bella figura, soprattutto alla Sicilia, no? E quindi ci sono delle cose. Sicuramente non ho in previsione di ingrandire. 5 ettari mi bastano, sono contento. Intanto, diciamo, portandolo proprio all'essenza, Frappato, l'affinamento solo acciaio. Nero d'Avola invece passa qualche mese sul legno, su barricche. Il Cerasuolo, l'insieme dei due, il Nero d'Avola passa pure dal legno? Non sempre. È uvaggio oppure? No, purtroppo l'abbiamo fatto qualche anno l'uvaggio ed è splendido, però hanno dei tempi di maturazione diversi, per cui abbiamo, come dire, uno scompenso di circa 10-15 giorni tra le due raccolte, cui non è possibile. Però devo dire che quando ci sono state le condizioni meteoclimatiche, adesso vediamo come sarà quest'anno, perché si presenta, stiamo marcando la vigna per cercare di capire quando sarà pronta. Sicuramente se siamo in condizioni di fare uvaggio lo faremo, cioè ci piace e devo dire che ha una, come dire, un'omogeneità ancora diversa. Per cui, quando si può, dà grande soddisfazione. Siamo qua. Noi, ecco, diciamo che cerchiamo di mettercela tutta, come ogni produttore direbbe, no? Io semplicemente voglio aggiungere che ho la fortuna di essere, come dire, un po' il custode, perché vabbè, per tanti motivi questa vigna mi appartiene, ma è appartenuta a tanti. Sono il custode di questa vigna e ne sono molto, molto contento, perché ad ogni azione vedo che c'è una reazione. Non voglio fare l'ingegnere, però vedo che in effetti la vigna ci dà un feedback sempre positivo quando gli mettiamo energia e passione. Questo sicuramente lo fa. Poi i vini... un anno magari è al top, un anno un po' meno al top, però ecco, l'importante è cercare di essere sempre sul pezzo. Bene, e con questa filosofia della sostenibile leggerezza del Cerasuolo ci salutiamo e ci diamo un cordiale arrivederci a presto. A presto, ciao Guglielmo, ciao. Grazie, ciao, buon ciao. Lavoro, grazie ancora. Altrettanto a te, buona vendemmia prossima, ciao. Vedremo. Ciao.